Grazie per la linea, Giorgio. Un saluto a voi in studio. Qui, naturalmente, accanto a me non poteva mancare al minuto politico l'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico. Molto buio, Famociaro. Bene, benvenuto, assessore. Benvenuto, cari assessore. Fratelli e sorelle, che la pace sia con tutti voi. Come mai questo saluto così particolare? Niente, perché si è risvegliato in me lo spirito cristiano, guarda. Ah, bello. Non è assolutamente per le recenti statistiche che ci dicono che nei prossimi anni c'è un avvicinamento alla spiritualità cristiana, ah. Pertanto i nuovi elettori cristiani saranno stimati tra il 3 e il 5%. No! No, cioè dico, non è per quello, no. Stiamo scherzando. Io voglio credere alla sua buona fede. Buona fede è la parola giusta, no, proprio no, buona fede. Vabbè. Come che dice anche all'undicesimo comandamento. Comandamento e non dire falsa testimonianza. No, scusi, assessore, erano 10 comandamenti, non c'è l'undicesimo, neanche il 12, sono 10 e quello era l'ottavo. L'ottavo, vede, anch'io l'ottavo e anch'io l'otto tutt'oggi contro quelli che non portano avanti questi bei valori cristiani, no? Che io ho scoperto di avere incarnati dentro di me praticamente. Tipo quali? Beh, intanto quello che mi piace di più è lo spirito della povertà, no? Ah. Di condividere, no, miseria, ma di essere... Beh, la povertà ha un valore poveri, anche assoluto, no. Cioè in che modo? In che modo? Tipo, cerchiamo di spiegare. Tu quanti sky hai dentro il portafoglio? Facciamo un esempio pratico. Credo 50 euro. Sì. 50 euro, io ne ho 10. Allora tu, nello spirito di condivisione, dovresti darmi 20 euro. Ah, così sì, ne abbiamo 30 paromo, no? Dovrei darle 20 euro. No, dopo te mi dai 20 euro, hai detto subito qua da darmi. No, vabbè, scusi, ma... E tu adesso che mi hai dato 20 euro, come ti senti? Come senti come il tuo mi cuore? Sento? Come uno che appena c'ha 20 euro? Cioè, ecco, ma se lei, cioè, scusi. Perché non sei abituato a donare, ti sbagli? No, ma scusi, allora... Dopo te mi dai, non stai preoccupato. No, allora, poniamo che quindi lei, con questo stesso spirito, lei torna a casa, se incontra una persona che non ha proprio soldi. Zero euro. Lei ne ha 30, dovrebbe dargliene 15. Dovrei darne 15, ma vuoi fare benzina adesso, ma per cui piacere. Non penso di avere... Ma per piacere. Il segreto è il bancomat. Vabbè, lasci stare. Il bancomat, sì, sì, vabbè, lasci stare. Quindi altri valori cristiani che vuoi portare? Li voglio portare avanti anche come poetico. Abbiamo senz'altro organizzato un convegno dei temi religiosi con alcuni relatori molto importanti. Abbiamo la nuotatrice Federica Pellegrini. Ah, certo. E il nostro ministro della salute Roberto Speranza. Sì. Abbiamo anche il noto gioielliere Roberto Carità. Il convegno sarà il titolo Fede, Speranza e Carità. Ma per piacere. Se non puoi venire Federica Pellegrini, chiamo Fedez, sai che se Fedez, Speranza e Carità. Senta, allora lasci stare. Ha qualcosa di serio da dirci cortesemente? Senz'altro. E come dicono anche le beatitudini, a cui mi sento molto vicino, ci dicono beati i perseguitati per causa della fede, no? Sì. E allora io mi sento proprio insultato e perseguitato a causa della fede da parte di mia moglie. Ah. Mia moglie, a causa della mia fede, mi insulta e mi perseguita pesantemente. Ma tutti i giorni? Diciamo che mi sono tanto devoto a un santo, San Siro. E praticamente ogni domenica sono là. Ma scusi, ma la ragione sua moglie? Ma cioè io pensavo chissà cosa, no. Cioè, lei va a vedere la partita tutte le domeniche, ha ragione sua moglie, scusi, lei si rende conto di quanto male stia sua moglie? No, piano, mia moglie si rende conto, e a quanto male che sta con me che sono mianista sto anno, e dobbiamo dare un valore alle cose. Allora è chiaro tutto, con questo noi concludiamo qui il nostro minuto politico, a voi la linea. Esatto, viva San Siro! Viva San Siro, certo. Che poi aspetta però. Perché ho detto che voglio e a fede, ma tifo è il diavolo, ho detto che perdo voti per sta roba qua.